un tipo di attacco, di finalizzazione che è tornata prepotentemente di moda nel giudizio contemporaneo dopo un certo oblio, solo leva le gambe. Leva le gambe sono sempre state vissute in maniera molto polarizzata nel jiu-jitsu, chi le ha sempre disprezzate e chi le ha sviluppate ai massimi livelli. La spiegazione reale di questa polarizzazione è che leva le gambe sono una tecnica ambigua, è estremamente efficace ma anche molto rischiosa. Di solito, non in tutti i casi, ma di solito per piazzare la gamba devo sacrificare la posizione. Questo dal punto di vista del jiu-jitsu è un male assoluto. Contemporaneamente sono leve estremamente efficaci che possono disabilitare anche un avversario molto molto più corpulento e forte di noi, con una differenza di muscolatura incredibile. E sono state sviluppate ai massimi gradi nell'uso militare del jiu-jitsu, perché in tempo di guerra ferire gravemente un nemico è meglio che ucciderlo, perché poi lo devono mantenere e curare, eccetera. Quindi le leve gambe sono efficacissime ma anche molto rischiose, in particolare hanno meno attinenza con la difesa personale che con il jiu-jitsu di tipo sportivo, amatoriale o professionale. Ora andiamo a vedere la leva più conosciuta dai lottatori di jiu-jitsu amatoriali, che è la leva dritta al piede, o straight foot lock in inglese. È un attacco che vuole iperestendere la caviglia in maniera da sacrificare queste strutture legamentose che sono tra il piede e la tibia. È un tipo di attacco che si può eseguire con tantissime varianti. Adesso che nel jiu-jitsu c'è stato il ritorno di fiamma per le leve alle gambe, se ne vedono veramente di cotte e di crude su questo tipo di leva. Adesso lo faccio vedere nelle due prese più comuni. Mi trovo a passare per esempio la guardia del mio avversario. Questa è una situazione comune. Potrei avere l'esigenza di segnare un punto o di finalizzare a tutti i costi per via dell'assetto del nostro punteggio in gara. Quindi una cosa che riesco a fare è controllare una gamba e andare a piazzare il piede corrispondente sotto il gluteo in maniera da tirarlo e allungargli tutto l'arto. Questo lui può pensare che io vada a eseguire un passaggio e mi permette di eseguire una presa sulla caviglia, non sulla tibia ma proprio sul piede. Ho ancora la presa, lo allungo e vado a piazzare il piede in vari modi. A livello di regolamento di jiu-jitsu non devo superare la linea di mezzeria per non sacrificare il ginocchio, ma questo nella difesa personale non è un problema, quindi si può fare. Gambe ravvicinate, pressione del dorsale e estensione del busto mentre le gambe tirano. Quindi vi è una forte estensione. La stessa leva, questa viene una versione meno conosciuta, la versione più classica è quella tirata dallo stesso lato della gamba. Per esempio io sto passando, domino la gamba, prima era incrociata la presa, adesso è dallo stesso lato, gli allungo bene il ginocchio perché la sua potenziale difesa è di prendere la gamba forte, ma se io gli stendo la gamba non gli devo fare male necessariamente al ginocchio, anche in una versione diciamo molto amichevole o agonistica posso eseguire questa leva senza fargli male al ginocchio, senza metterlo in torsione. Raddoppio la presa, piede attivo, se è moscio lui me lo sposta subito, se invece è attivo, artiglia, anche quando va, la seconda mano può andare a raddoppiare, la posso mettere in pressione sulla gamba, spalla a terra, mi estendo in fuori e metto in iperestensione il piede,
non è una compressione al polpaccio. Non è che io gli voglio far soffrire le carni qua. È una leva articolare. Questo, bam! Quindi, sia incrociata che classica, la leva dritta al piede.